questo momento la legge sembrerebbe comunque sempre più in ostaggio, diciamo, anche del Senato. Mi sembra comunque che lo sbocco sia vicino e sembra che ci sia probabilmente anche la possibilità di un rinvio a settembre se si continua così con le posizioni che non vengono poi, non si viene incontro l'uno all'altro, il PD non viene incontro, la Lega non viene incontro, ma non basta. Cosa succede oggi al PD? Se venire incontro vuol dire abbandonare al proprio destino le persone trans in transizione, levando la definizione di identità di genere, il PD non tratta perché non lascia da sole le persone oggetto di crimini d'odio. Quindi un conto è la mediazione possibile, forse per qualcuno, ma non per noi sulla pelle delle persone. Il calendario del Senato prevede una priorità per i decreti, ce ne sono ben 4 che devono arrivare in Senato. Se si va a settembre non è un problema, l'importante è non cedere sui principi cardine di una legge di civiltà. Senta, il senatore Faraone l'ha appena accusato di fare delle liste di proscrizione. Né rispondere a lui di questa frase senza senso. Io ho detto grosso modo, ha detto che il senso era questo. Vabbè, ne risponderà, ha detto una cosa che non esiste. Io ho semplicemente detto che gli emendamenti hanno i nomi e i cognomi di chi li ha presentati. Il PD non ha presentato emendamenti perché per noi il testo va bene così. Italia Viva l'ha votato alla Camera, l'ha lavorato con emendamenti a firma Annibali, abbiamo mediato con la loro ministra Bonetti, ci dicessero perché hanno cambiato idea. Il problema di Faraone è in casa, non è con noi. No, perché ha detto che prima era, appunto, c'era un governo politico e adesso è cambiato tutto, c'è un altro mondo adesso. Non vado a spiegare alle persone trans, alle persone discriminate, agli omosessuali e a tutti coloro che subiscono violenza. Se per lui è una questione politica, per me è una questione di diritti umani. Grazie. Senta, in queste ore Confindustria sta ragionando sull'ipotesi di chiedere il Green Pass anche sul posto di lavoro, lei cosa ne pensa? Scusate, no, non è che siamo i tuttologi qua, mi avete fermato però comunque sullo Zanna, però lei comunque sa qua diritti civili, in certo abbiate qual modo pazienza. Anche poter lavorare, quindi poter accedere ai pubblici. Sono vaccinata, richiamata e come vedete porto comunque sempre la mascherina, nella mia famiglia sono tutti vaccinati, anche i figli piccoli. Ma ha fatto anche la foto al vaccino? Ha visto che ora si usa fare la foto? Sta sul mio Instagram, da molti mesi. Obbligo di Green Pass in Parlamento, lei cosa ne pensa?